Buonasera a tutti. Cercherò di spiegarvi sinteticamente i motivi dell'associazione, come sono state costituite, a che punto siamo e all'interno di quale contesto si collocano, diciamo, la costituzione di queste associazioni e noi ci auguriamo, siamo convinti, la massima adesione da parte di tutti. La premessa è molto semplice. Noi, quando dico noi, intendo tutti quelli che hanno contribuito o mettendo dei soldi, ma anche con un grande lavoro di volontariato, che bisogna riconoscerlo, è stato fatto in questi più o meno 2 mesi, perché questa operazione è nata sostanzialmente tra il 20 e il 25 di novembre per salvare il Bologna Calcio. Ha avuto una prima fase il 23 di dicembre, che non ha risposto pienamente dal mio punto di vista alle aspettative che avevo, e poi c'è stata la fase di costituzione delle associazioni, che è bene capire che significato hanno e qual è stata la fatica per poterle costituire. Il primo aspetto che voglio sottolineare è questo, perché le cose vanno velocemente e c'è l'abitudine a dimenticarsi i problemi che si avevano e a sempre rivendicare cose per il futuro. Allora voglio ricordarlo a tutti, il 23 dicembre il Bologna Football Club era fallito, cioè significava portare i libri in tribunale, portare il Bologna Football Club alla quarta serie, si chiama una volta, adesso non so neanche come si chiama, e avere 2 aziende che avrebbero avuto problemi di fallimento. La cosa che veramente mi ha stupito, perché io sono abituato a dire quello che penso dalla A alla Z, è che 5 minuti dopo che il Bologna si era riuscito, che per il Bologna si era riuscito ad evitare il fallimento, sono iniziate delle polemiche. Credo che questa cosa debba far riflettere un po' tutti, perché è una forma di masochismo che veramente io non riesco a capire e non riesco ad accettare. Secondo aspetto, il Bologna Football Club è uscito, ha evitato il fallimento, così adesso vi spiego bene le cose, il 23, poi ci sono state sostanzialmente tra Natale, Capodanno, Santo Stefano, l'Epifania, più o meno 15 giorni di ferie, si è riiniziata l'attività il 10 di gennaio e si è ricominciato ad avere problemi e polemiche. Per fortuna che non ci facciamo scoraggiare, ne abbiamo visto di peggio, e quindi andiamo avanti con un solo obiettivo, anzi sono 2 obiettivi interconnessi: salvare il Bologna Football Club dal fallimento che tuttora potrebbe incombere se qualcuno non si occupasse 24 ore su 24 di salvare il Bologna, e soprattutto far sì che il Bologna Football Club rimanga in Serie A, che è una condizione fondamentale per il futuro di questa società. Io credo che se si perdono di vista questi 2 obiettivi, qualunque altra stupidaggine risulta fondamentale e determinante. In realtà non è vero, le uniche 2 cose che contano sono queste. Il Bologna Football Club è stata costituita una società, quindi entro nel merito, che si chiama Bologna 2010, dove ci sono 14-15 persone, alcune delle quali tra l'altro non necessariamente tifosi del Bologna, i quali hanno deciso di metterci 10 milioni, dando per scontato che sono sostanzialmente 10 milioni, diciamo, in questa fase, nel momento in cui ci sono state messe, a fondo perduto, con l'unico obiettivo di salvare il Bologna Football Club. Questa società, che è stata costituita, tra l'altro, dovrà sottoscrivere altri 3 milioni di euro di capitale. Questo è il punto. Cioè, ci vogliono 13 milioni, sono 26 miliardi delle vecchie lire, senza le quali non staremmo neanche qui a discutere, perché il Bologna non esisterebbe più. Dopodiché ci siamo posti il problema di costruire un modello
che fosse innovativo e fosse adeguato ad una realtà di una media città italiana come Bologna, che non ha i Moratti, Berlusconi e gli Agnelli, nel senso di imprenditoria a livello europeo, mondiale, ma una media imprenditoria sana che può contribuire, e sottolineo il verbo contribuire, ad una gestione interessante del Bologna Football Club, ma che da sola, o per motivi personali o per altri motivi, non intende assumere da sola in prima persona questo tipo di responsabilità. Quindi il modello che è stato costruito parte dal presupposto di coinvolgere tutta la città nella gestione del Bologna Football Club. È un processo culturale complesso, difficile. Noi abbiamo messo insieme, vorrei che venisse sottolineato quattro volte a chi sta a cuore il Bologna, che gli imprenditori che sono entrati nel Bologna 2010 prima non si conoscevano. Non si conoscevano. Viva Dio, vogliamo dargli il tempo almeno di conoscersi. Non dico di condividere le stesse idee, le stesse azioni, le stesse soluzioni, ma almeno conoscersi, sapere chi sono, qual è la loro storia, quali sono le aziende che rappresentano, qual è l'impegno che intendono profondere nel Bologna Football Club. Dalle ferie che siamo tornati l'8 di gennaio sono passati 10 giorni, non sono passati 100 giorni, 10. Quindi credo che sia di buon senso avere la capacità di aspettare che una serie di amalgami possono avvenire. Comunque, sostanza, se qualcuno proietta, c'è uno schema preciso, dove sta, chi è che manovra sta Gesù qua dietro? Questa è la situazione attuale, Bologna 2010, 10 milioni di euro, tra l'altro, tanto per vostra totale conoscenza, il capitale versato è 9 milioni e 45 mila euro. Il milione che noi volevamo mettere, cioè che degli, non noi, scusate, che degli imprenditori devono mettere, alla luce di tutte le polemiche, scusatemi il termine, le rotture di balle che ci sono state, hanno deciso di non metterlo. Ce lo danno comunque, perché sennò la parola è una, ma ce lo danno sotto forma di sponsorizzazione, perché non vogliono essere coinvolti nei problematiche societarie del Bologna Football Club, bisogna dirlo. E altri che io avevo contattato e mi avevano detto che aderivano, hanno detto che non aderiscono più. Io credo che valga la pena dirlo, perché se no rimane sempre l'alea di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di soldi che devono essere messi nel Bologna Football Club per salvarlo dal fallimento, e tutti devono fare la loro parte. Questo è un problema. È un problema che io spero di risolvere, mi sto impegnando, io, non solo io, tutti i miei collaboratori che lavorano 12 ore gratis per risolvere questi problemi, ma che però nel momento in cui si continuano ad alimentare problemi inesistenti, inesistenti nel senso concreto del termine, assolutamente invece reali nelle problematiche, nel rapporto fra le persone, ma sono due aspetti diversi che non possono essere messi insieme se si vuole salvare il Bologna. In questo contesto, siccome io rimango profondamente convinto che, e lo slogan è mio, il Bologna Football Club deve essere dei bolognesi, abbiamo ideato la costituzione delle associazioni. Nello schema, quindi progressivo, che credo sia stato, proiettato, viene fuori che il Bologna Football Club deve portare a termine, quindi cerco di darvi la dimensione, un aumento di capitale di altri 7 milioni di euro. 14 miliardi di vecchie lire. Cioè, non è che stiamo parlando di 100.000 euro. Ci vogliono ancora 7 miliardi. Perché se no il Bologna non è salvo, fallisce alla fine di febbraio. Non so se vi è chiaro. Quindi questa operazione va fatta bene. Poi si può lavorare sul tempo, si può traccheggiare, si può guadagnare un mese, si possono guadagnare due mesi. Cioè, se la società viene gestita bene, chiaramente i 7 milioni rimangono, però c'è un po' più di tempo, diciamo, per gestirlo. Ma la società deve essere gestita bene, con grandi impegni, bisogna stare lì sul pezzo 12 ore al giorno, fare poche dichiarazioni ai giornali e risolvere soltanto i problemi che il Bologna Football Club societariamente, non dal punto di vista sportivo, si trova ad affrontare. In questo contesto
Noi non abbiamo fatto, non abbiamo inventato nulla. Abbiamo cercato di trovare una soluzione societaria che fosse una via di mezzo fra una struttura monolitica dal punto di vista della proprietà, cioè un unico proprietario che controlli il 100% del Bologna Football Club, e un azionariato diffuso, che è un termine sbagliato, qui stiamo parlando di un azionariato comunque concentrato, perché le associazioni devono raccogliere il maggior numero di adesioni ed entriamo nel merito, ma poi rimane un'unica entità giuridica che entra nel Bologna Football Club. Quindi il Bologna Football Club alla fine di questo processo avrà 5 soci. Quindi l'azionariato diffuso è nel come costruisci l'entità giuridica delle 4 associazioni, che con successo, e adesso vi dico i risultati, la gente è tutta d'accordo di farla e vi faccio i nomi e i cognomi. Sono 4 entità giuridiche che contano all'interno del Bologna Football Club, non solo perché diciamo rappresentano un'unica entità giuridica, ma perché sono portatori di un 6, di un 7, 8% di azioni del Bologna Football Club. Quindi hanno un peso effettivo, non è un discorso teorico solo di buona volontà. Cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di dire, cerchiamo di capire a livello della città quali sono le strutture economiche, le strutture sociali che possono essere interessate a partecipare attivamente alla vita della società. Primo, i tifosi. Sono ovviamente la stragrande maggioranza, e quindi un'associazione che rappresenti il futuro di Bologna, tant'è vero che l'associazione si chiama Futuro Rossoblù, ci sembra una entità molto importante che possa portare qualunque tipo di contributo, poi vedremo nel merito. Secondo, Bologna è una media città italiana dove le professioni hanno un grandissimo sviluppo, infatti abbiamo avuto delle risposte eccezionali in questo senso. Parliamo di medici, di notai, di avvocati, di commercialisti, di architetti, di farmacisti, di veterinari. Noi ci siamo, fatemi passare il termine, sbattuti a cercare tutte queste organizzazioni per farle aderire al Professional Club. Ma bisogna fare, tutte le sere ci sono le riunioni, tutte le sere c'è della gente che lavora per convincere questi signori, a dire la verità aderiscono molto spontaneamente, direi non c'è bisogno di forzatura più di tanto, ad entrare nell'associazione e quindi nel Bologna. Spero che gli altri facciano altrettanto, il problema è di capire se si vuole essere costruttivi o se vuole essere solo critici. La differenza fra essere critici e costruttivi è che essere costruttivi c'è da lavorare, essere critici bastano le idee, e c'è una differenza abissale. Poi abbiamo fatto un'operazione chiamando, anche per esperienza personale, gli artigiani e i commercianti, che rappresentano una realtà di gran lunga importante di questa città. Ma non solo, ma abbiamo trovato un riscontro immediato fra organizzazioni, c'è poco da raccontare, che possono essere fra di loro anche in competizione, come la CNA, la Confartigianato, o come la Confesercenti e la Confcommercio, che invece sono stati immediatamente disponibili per questa operazione a fare una cosa unitaria. È un risultato notevole, perché non è che l'hanno fatto unitaria semplicemente in chiave politica, l'hanno fatto unitaria impegnandosi nella prospettiva a raccogliere i fondi nei loro associati. Ma è un'operazione, secondo me, che non ha forse a Bologna non è mai avvenuta prima. È avvenuto per il Bologna Football Club. Io credo che sia necessario rifletterci e capire che questa è una soluzione fondamentale per, non solo per risolvere questo problema contingente, che spero ce la mettono tutte entro febbraio risolverla, ma perché a partire da fine febbraio non ci siano più problemi societari ed economici con l'azienda. Quindi da questo punto di vista mi sembra una cosa di particolare rilievo e particolarmente diciamo importante. Detto questo, abbiamo pensato di costituire delle associazioni. Perché abbiamo costruito delle associazioni? Intanto perché sono enti privati, senza scopo di lucro, sono apolitiche e apartitiche. Quindi è veramente una struttura che viene costruita
diciamo al 99% nell'esclusivo interesse di tutto ciò che attiene il Bologna Football Club e gli accordi che queste associazioni possono fare, possono sviluppare, possono sottoscrivere col Bologna Football Club. Le abbiamo costruite con atto pubblico in modo da semplificare qualunque tipo di rapporto prospettico, cioè con atto notarile, quindi diciamo è il massimo diciamo, che si possa fare, e nelle varie associazioni c'è una base comune a tutte e quattro, ci sono però degli scopi diciamo, delle varie associazioni che cambiano a seconda se quella dei tifosi, quella degli artigiani, dei commercianti diciamo, o dei professionisti. Tutte le associazioni naturalmente hanno al loro interno un'assemblea, un consiglio direttivo, un collegio sindacale e una presidenza. Quindi hanno degli organi definiti a livello di statuto, credo sia stato consegnato, non, le associazioni, che si possono prendere. Qui vorrei evidenziare alcuni aspetti diciamo, comuni. Primo, noi dovevamo fare le associazioni e assumendoci la responsabilità abbiamo, a seconda della natura delle associazioni, contattate quelle persone che per loro storia, per livello di notorietà, per la passione del Bologna Football Club, ci sono sembrate fin dall'inizio le persone più indicate per avere il consenso. Però le associazioni, siccome noi dobbiamo delibereremo l'aumento di capitale del Bologna Football Club fino al con un periodo diciamo di copertura di 3 mesi, tutti quelli che aderiscono a Bologna Football Club sono sostanzialmente dei soci fondatori delle associazioni. Una volta chiuso questo periodo, è chiaro che le sottoscrizioni alle associazioni possono rimanere, anzi rimarranno in piedi, però ci sarà un'assemblea dei soci che si potrà liberamente riunire, nominare un direttivo e nominare anche una presidenza diversa da quella che viene nominata in questo momento. Questa era una soluzione inevitabile perché i tempi stringono, le operazioni che vi ho descritto bisogna chiuderle, quindi non c'era tempo di aspettare prima che avvenissero tutte le adesioni, dopo che erano avvenute le adesioni si nominava l'assemblea, il direttivo eccetera. Non ci sarebbero stati più i tempi per fare quelle operazioni finanziarie che invece noi dobbiamo assolutamente fare. Quindi da questo punto di vista diciamo... Per quanto riguarda l'associazione dei tifosi, si è proposto, c'era anche un fatto tecnico ancora più stretto, ci volevano almeno 2 persone che costituissero l'associazione, che quindi avessero i requisiti per poterlo fare. Quindi in questo senso Cevenini, credo sia ampiamente conosciuto in tutta la città di Bologna come persona, per quello che fa, per l'attaccamento al Bologna e non continuo. Per quanto riguarda Mingardi, credo che ugualmente abbia un livello di notorietà, per motivi diversi, non inferiore a quella che ha Cevenini. Quindi ci sono sembrate 2 persone di assoluto livello per poter coprire immediatamente questa posizione. Per inciso, sono stato chiamato a presentare tutto il progetto alle 42 club del Bologna, quindi c'è la volontà di andare avanti, e lo faremo domenica, per 2 ore con tutti i presidenti di Bologna Clubs, quindi vuol dire che c'è una decisione immediata conseguente alla costituzione dell'associazione, e stanno facendo delle riunioni di centinaia di persone in provincia dove ci chiamano continuamente ad andare a presentare il progetto per poter aderire, quindi vuol dire che lo spirito con cui è stata costituita l'associazione è condiviso. Questo è ufficiale, domenica alle ore 11 saremo nella sala stampa dello stadio con i 42 clubs a presentare il progetto del Bologna Football Club. Poi ci possono essere altri che non intendono aderire, ma viva Dio, è libera l'adesione, quindi ognuno farà come riterrà opportuno, no? Credo che non ci sia, siamo in una democrazia, quindi ognuno farà quello che riterrà più opportuno. Secondo aspetto, diciamo per quanto riguarda l'associazione chiaramente avrà una serie di attività che potrà sviluppare, in particolare il rapporto con il Bologna Football Club in primis, e diciamo sono state fatte proprio delle lettere all'Atere, degli accordi all'Atere, al di là dello statuto, che riguarda in particolare, da questo punto di vista,
problematiche connesse a sconti, agevolazioni a trattamenti per quanto riguarda l'ingresso allo stadio, si è avviato anche uno studio complesso da un punto di vista legale, qualcuno si è prestato per farlo gratis, perché l'adesione all'associazione potrebbe, sottolineo 7 volte, potrebbe superare la tessera del tifoso. Quindi è uno studio che si sta sviluppando, chiaramente si sta contattando anche il Ministero degli Interni, perché c'è una conseguenza legata. Si sta cercando di trovare delle modalità per facilitare l'ingresso dei ragazzi, diciamo, allo stadio e delle famiglie, che ci sembra un problema attuale ed importante da questo punto di vista dappertutto. Si stanno creando dei progetti per poter far sì che le associazioni si avvicinino al mondo della scuola, per facilitare anche in questo caso dei rapporti, diciamo, di tipo positivo. Ma diciamo, ci sono molte tematiche, non vi voglio tediare, che sono state impostate, ma sono tematiche che chiaramente presuppongono un rapporto fra le associazioni, ognuna delle quali ha delle problematiche specifiche, e il Bologna Football Club relativamente, diciamo, a questi aspetti. Cioè, diciamo, abbiamo cercato di dare alle associazioni una valenza diciamo, che va al di là del discorso del mero discorso del rapporto specifico che riguarda adesso la capitalizzazione del Bologna Football Club. Per finire, lasciare spazio agli altri, voglio solo sottolineare che abbiamo un calendario di incontri di 40-50 persone ogni sera che verranno, gli illustreremo il progetto in tutti i dettagli, gli diamo la possibilità di fare tutte le domande. Ci sono molte ormai iniziative in piedi che riguardano, oltre ai tifosi, diciamo, le varie organizzazioni. Venerdì ho l'incontro con i primi 50 artigiani che vengono in intermedia, abbiamo una sala dove spieghiamo il progetto e raccogliamo, diciamo, le adesioni. Con i medici c'è l'amico Piero Ricci che sta organizzando, credo, più di 150 medici. Stamattina sono stato lì, perfino Giannini mi ha detto di sì, che è una conquista della Madonna. Quindi voglio dire, da questo punto di vista ci sono gli architetti, i farmacisti, stiamo lavorando, il programma lo porteremo avanti con Di Pisa e con la Confesercenti per quanto riguarda il discorso dei commercianti. Noi, diciamo, abbiamo l'obiettivo nell'arco del mese di febbraio, tutte le sere, di fare incontri con gruppi di 40-50 persone per raccogliere le adesioni e l'iscrizione al Bologna Football Club. Finito questo processo, poi, voglio dire, ognuno farà il suo mestiere, io tornerò a fare quello che facevo prima, gli altri torneranno a fare quello che devono fare come Bologna Football Club, però credo che ci debba essere il massimo impegno in questa fase per concentrarsi sui due obiettivi primari e trovare anche tutte le mediazioni che si devono trovare, che sono due sole: salvare il Bologna Football Club dal fallimento e far rimanere il Bologna in Serie A. Tolti questi due obiettivi, tutto il resto parliamo sostanzialmente di niente. Grazie. Inizio io? No, poi immagino poche parole perché i giornalisti vorranno fare delle domande. Naturalmente io, quando sono stato contattato diverse settimane fa per fare partire questa operazione, pensavo esattamente a quanto ha espresso Consorte in questo momento. In particolare per l'associazione che tocca i tifosi, io ho accettato proprio in queste condizioni, cioè nel momento in cui ci saranno i soci fondatori, quello sarà il momento nel quale i soci fondatori decideranno il loro presidente. Io sono il presidente dell'atto costitutivo, fra l'altro giustifico Mingardi, che ha avuto un imprevisto e non può essere qui con noi. Come diceva giustamente Consorte, servivano due persone per la Costituzione e noi ci siamo messi a disposizione proprio con questa idea molto chiara. Questo per rispondere anche alle giuste esigenze dei tifosi che decideranno
di aderire al progetto, di decidere loro in assemblea il presidente dell'associazione. Voglio anche chiarire, per ciò che riguarda i tifosi, che ci sono posizioni diverse e parallele, cioè i tifosi organizzati si muovono esattamente come prima, cioè questa associazione non ha minimamente lo scopo né l'idea di qualcuno di sostituire il tifo organizzato che si muove in modo diverso. Ringrazio con sorte l'operazione che ha tentato, che è vero, è unica in Italia. Io aggiungo solo una cosa che conosciamo perfettamente tutti. È importante, sotto questo profilo, io non ho fatto nessuna dichiarazione, come non hanno fatto dichiarazione anche gli altri delle associazioni, sappiamo perfettamente che l'unità nello scopo è fondamentale. Cioè è evidente che se i soci principali aprono un dibattito tra loro in questo momento, ci preoccupa e ci deve preoccupare. Io mi auguro che in tempi rapidi, oltre alle prime indicazioni, perché da oggi partono le indicazioni ai nostri interlocutori. Primo, non si investe in un bot, sia chiaro a tutti, perché qualche risposta alla radio l'abbiamo data. Allora le prime domande, ma se ci ripenso posso? No, no, qui non ci ripensa nessuno. Cioè questo è un atto d'amore, piccolo o grande che sia, da parte di tutti i bolognesi nei confronti del Bologna Calcio. Quello a cui tengo io, e consorte l'ha detto immediatamente, vedere nello sviluppo quali incentivi ci possono essere, in particolare collegati allo stadio, quindi abbonamenti o altre cose, quali incentivi ci possono essere per coloro che decidono di affrontare questa avventura. Ma ripeto, chi versa dei soldi, secondo me la chiarezza ci deve essere tutta, deve sapere che fa un atto d'amore per la salvezza del Bologna, perché come ha detto consorte prima, è solo col concorso di tutti a queste condizioni che riusciamo a far uscire il Bologna dal problema. Se no si dovrebbe aprire un'altra discussione, tornando a pensare al socio unico, ad altre storie, che non è il progetto lanciato da consorte. Io non aggiungo altro e siamo naturalmente qui per le domande. Buonasera a tutti, io sono Girotti, presidente della CNA. Noi abbiamo aderito con piacere, faremo come abbiamo già iniziato a fare, così, iniziative presso i nostri associati, noi alla Confartigianato, dove rappresentiamo Bologna, oltre 20.000 imprese. Credo che c'è un certo entusiasmo, questo entusiasmo si deve concretizzare, perché come ha detto l'ingegnere le chiacchiere vanno bene, ma ci vogliono fondi per salvare il Bologna. Io credo che sia un'iniziativa importante, unica in Italia, la vedo con piacere perché credo sia il momento, soprattutto in una città come Bologna, di aggregare delle forze, in un momento difficile anche per l'economia, di aggregare delle forze per salvare un qualche cosa che è dei bolognesi, che è la Serie A di Bologna, cioè la squadra di Bologna. Io credo che sia un momento importante dove tutti dobbiamo dimostrare di crederci e di volere far sì che il Bologna rimanga quella società importante che da oltre 100 anni che è e che ha vissuto momenti sicuramente di gloria. Speriamo che questi tornino, quelli che hanno la mia età sanno cosa vuol dire la gloria del Bologna negli anni passati. Io credo che sia un'iniziativa importante, sono momenti decisivi, come diceva l'ingegnere, dobbiamo tutti lavorare per questo obiettivo. Da domani avremo già le carte in regola per poter far sì che i nostri soci aderiscono a questa iniziativa, speriamo che tante imprese, tanti soci nostri aderiscono a questa iniziativa importante soprattutto per salvare il Bologna, dopodiché i programmi futuri li vedrà il Consiglio del Bologna, che sia quello deputato a far sì che il Bologna possa rifiorire e avere delle condizioni diverse rispetto agli ultimi anni. Grazie. Buongiorno, sono Carlo Vico. Io sono stato chiamato e ho collaborato con lo staff dell'ingegnere consorte per lo studio del progetto delle associazioni.
Ho trovato la materia estremamente interessante e stimolante, perché sicuramente proponeva anche una modo di gestione di società di calcio che era il primo in Italia, e quindi ho lavorato con estrema soddisfazione sia come notaio sia come tifoso al progetto. Volevo darvi solo altre due chiarimenti tecnici su quello che è l'associazione, che è stato il soggetto individuato come quello che più secondo noi si confaceva allo scopo. E precisamente noi abbiamo scelto un'associazione, non una SRL o un altro tipo di società, perché è un soggetto estremamente economico, perché di gestione non costa praticamente niente, è molto facile aderirvi anche qui senza nessun tipo di formalità, e è assolutamente totalmente democratico, in quanto a prescindere dai versamenti che si possa fare, in quanto la situazione è aperta a tutti, aperta a anziani, pensionati, persone in carriera, persone all'inizio della professione, quindi a prescindere dai versamenti che uno faccia, tutti sono uguali nel loro amore nei confronti dei colori rosso-blu, quindi tutti nell'ambito dell'associazione esprimono un voto, qualunque sia l'importo del capitale che abbiano sottoscritto. La seconda cosa che l'ingegnere non ha detto, che le cariche dell'associazione sono biennali, nel senso che per assicurare il massimo ricambio del consiglio direttivo, tutti quelli che vengono espressi, che verranno espressi dall'assemblea, dureranno in carica 2 anni, e credo che sia allo studio da parte del Bologna FC anche un ricambio dei consiglieri, nel senso che il presidente non si farà 2 anni di mandato, ma 1 anno se lo farà il presidente e 1 anno il vicepresidente. Basta, non vi voglio annoiare ulteriormente, passo un attimo la parola al mio amico Piero. Piero Ricci, buonasera. Grazie ancora a Gianni Consorti per quello che ha fatto e per le rotture che gli ho dato personalmente negli ultimi 2 anni, perché un giorno sì e un giorno sì gli chiedevo di prendere in mano questa patata bollente. Voglio dire a tutti i tifosi del Bologna, perché credo che qui anche i giornalisti siano tifosi, molti del Bologna. Abbiamo sofferto di tutto a Bologna, perfino presidenti che dormivano nel divano della sede perché non avevano i soldi per andare in albergo, forse ve lo ricordate. Direttori sportivi che erano veramente scandalosi. Abbiamo desiderato avere una società forte. Pare che Bologna ce la stia facendo. Allora, la supplica che faccio a tutti noi di mettere da parte le polemiche, una battuta spiritosa, giocatori qualche volta, ahimè, passano, vanno, direttori sportivi arrivano, vanno via. Altri dipendenti o lavoratori del Bologna, abbiamo la società, teniamocela senza fare troppe polemiche. Poi anche la società rimedierà ad eventuali errori che ha fatto o che sta facendo. L'importante è che ci sia la società, per cui diamogli modo di lavorare. E poi sempre forza Bologna, perché è la passione della nostra vita. No? Buonasera a tutti, Valentino Di Pisa, vicepresidente Confcommercio Imprese per l'Italia. Io credo che noi come cittadini, come tifosi, dobbiamo essere semplicemente grati a quello che ha fatto l'ingegner Consorti, che ha collaborato con lui nella realizzazione di questo progetto, perché questo vuol dire veramente restituire la squadra ai cittadini e ai bolognesi. Credo che sia, io sono anche un po' scaramantico, penso che sia anche un'inversione, un bel segnale positivo di un'inversione di tendenza di una situazione che Bologna sta soffrendo, ma non solo Bologna sportiva, ma anche la Bologna politica ed economica. Quindi io ho una grande fiducia che questo progetto sia veramente la spinta positiva per un miglioramento in tutti i sensi. Noi da parte nostra, come Confcommercio Imprese per l'Italia, abbiamo aderito immediatamente a questo, quando il Gen Consorte è venuto a proporcelo, a questo progetto, proprio per sia gli aspetti positivi, sia gli aspetti etici, diciamo, che rivestono la composizione di questa associazione, perché ravvicinare allo sport le famiglie, i bambini, insomma, credo che sia fondamentale per recuperare i valori dello sport, e sia soprattutto anche per i risvolti positivi che una squadra sportiva forte può avere sul territorio, dal punto di vista economico. Quindi per noi avere
una grande squadra, una, che si parli in Italia, in Europa, di un Bologna forte, è sicuramente un mezzo di promozione dell'economia bolognese. Quindi, come ha detto il dottor Ricci, forza Bologna, e andiamo avanti tutta e mettiamo da parte, dico anch'io, le polemiche da parte che sono nate in questi giorni. Zucchini, Confesercenti, noi mi si dire da bolognese credo che stiano cercando le origini di consorte tra Padulle e Trebbo, deve essere l'accento giusto da cui viene. Credo che noi avessimo bisogno di una cosa di questo genere. Io ne ho 50. Però l'accento è sempre rimasto tra Padulle e Trebbo, non è cambiato. Credo che, come diceva Di Pisa, ci sia bisogno proprio di una maggiore partecipazione. Noi una ricchezza come quella del Bologna non la possiamo perdere. È una cosa che credo che sia all'interno della città per tanti motivi. Io personalmente ho un ricordo di mio padre che mi portava allo stadio quando avevo 3 anni. Ho visto, sono uno di quelli che ha visto il Bologna campione d'Italia. Insomma, sono cose che sono di un'altra epoca. Io credo che la situazione attuale a cui ci sta portando consorte, questa cosa di partecipazione estremamente diffusa, questa cosa di rotazione, di partecipazione, sia determinante per salvare questo Bologna. Volevo aggiungere 2 o 3 parole dopo, perché mi sono venute in mente già nei giorni scorsi. Questa azione che si sta facendo per il Bologna potrebbe essere la prima di tante altre cose che eventualmente si potrà fare a Bologna, anche perché credo che tutti noi siamo un po' stanchi di come hanno trattato la nostra città, non solo nel calcio, ma in tanti altri settori. E vorrei, a me piacerebbe che tornasse la Bologna di quando io ero studente universitario, si vinceva anche lo scudetto. Mi hanno telefonato 2 colleghi che hanno studiato, dopo che è comparsa sul sito, sul giornale, che hanno studiato a Bologna, che sono andati a fare, dopo aver fatto i medici qui da noi per molto tempo, a fare i primari da altra parte, e si ricordavano della Bologna bellissima e sono tifosi meridionali, sono tifosi del Bologna. Hanno detto che manderanno del denaro perché loro vogliono bene al Bologna e a Bologna. Facciamo in modo che si possa girare per la strada e essere fieri di essere bolognesi. No, io qua le tessere, prima di iniziare alle domande, le tessere dei vari club, che peraltro me l'hanno date come prova. E le... Mi sono sbagliato? Associazione? Eh beh, vabbè, insomma. Io ne ho già una del futuro rosso-blu, intestata a Maurizio Cevenini, o quella degli artigiani rosso-blu, che la do a Girotti, o quella del Professional Club intestata a Carlo Vico, un'altra del Professional Club intestata a Professor Ricci, o quella dei commercianti rosso-blu, ne ho ovviamente 2, grazie a voi, non ho messo il nome, poi avevo quella di Andrea Mingardi, ma non c'è. Niente, noi siamo qua a disposizione per le domande, se avete delle domande di carattere tecnico, delle domande per come procederà. Domani mattina inizierà la possibilità, da domani mattina si potrà cominciare a versare sui conti delle associazioni. Dentro le cartelle stampa avete tutte le informazioni necessarie, però immagino che qualche domanda qualcuno di voi la voglia fare. Prego. Alessandro Rossini di Stadio, toccando ferro e tutto quello che c'è da toccare, se le 4 associazioni non raggiungono i 4 milioni, cioè il milione a testa, cosa succede? Sì, qua può rispondere l'ingegnere. Non succede nulla, nel senso che i presidenti delle 4 associazioni entrano comunque nel Bologna Football Club come consiglieri, e siccome noi non demordiamo continuiamo a fare la raccolta. Quello che è necessario lo copriremo in un altro modo, insomma, in una società che ormai
non so se tutti ce l'hanno chiaro, ma io ve lo dico comunque, anche se ce l'avete chiaro. Il Bologna Football Club ha grosso modo ricavi tra i 42 e i 44 milioni di euro. Questa è la dimensione di questa azienda. Deve stare con i costi sotto evidentemente questa cifra in modo significativo, perché poi c'ha gli ammortamenti dei giocatori. Quindi deve stare come costi di gestione sostanzialmente sotto il 60%. Quindi l'aumento di capitale bisogna comunque farlo, perché è necessario per fare poi anche una campagna sportiva significativa che porti il Bologna a certe condizioni. Può piacere o non piacere, uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma i numeri sono numeri e tutto il resto sono chiacchiere. Quindi da questo punto di vista, se non si chiudono gli aumenti di capitale con le associazioni, tecnicamente noi faremo un finanziamento in conto aumento capitale, per cui man mano che arrivano le sottoscrizioni non rimangono, diciamo, la raccolta non rimane nelle associazioni ma va versato al Bologna Football Club, terremo aperto la sottoscrizione, se non ci si arriva, io sono fiducioso, si troveranno altri soci che entreranno nel Bologna Football Club, ma l'obiettivo di arrivare ai 17 milioni bisogna comunque arrivarci. Non ci sono mediazioni, perché è una delle condizioni per poter salvare il Bologna, cioè non è un optional, non è un fatto politico. Così come diventa fondamentale, perché tutte se lo sono dimenticate, che ci sono 12 milioni bloccati in Lega che il Bologna non può utilizzare. Se però qualcuno ha la bacchetta magica, si faccia avanti e dica come si fanno a liberare i 12 milioni. Grazie. Il 24 ci sarà un CDA di Bologna 2010, no? Dei 14-15 soci. In quell'occasione lì proporrete un aumento di capitale di 8 milioni, cioè ecco, 3 milioni della società. Anticiperete anche i 4 milioni previsti che dovrebbero raccogliere le associazioni e il milione mancante dal socio che insomma si è spaventato delle polemiche, oppure no? Mi sembra aver capito che dovreste aumentare di 8 e poi via via che arrivano i soldi alle associazioni risarcire, diciamo così, insomma, i soci. Mi sembra, se ce lo vuole chiarire, ecco, cosa succede allora? Allora, il Bologna Football Club, il Bologna Football Club, se qualcuno proietta lo schema, datevi una sveltita là sopra. Cazzo, cioè, non lo so, basta stare un po' attenti. Ci vuole lo schema in generale. Così tutti capiscono che non nascono chiari. Il discorso è 17 milioni, ok? Chi lo deve deliberare l'aumento di 7 milioni/8, ma adesso ti spiego bene, è il Bologna Football Club. Il Bologna 2010 si è impegnato di questi 7 milioni che devono essere dati al Bologna Football Club a sottoscriverne 3. Quindi il 24 noi Bologna 2010 delibera un aumento di capitale di 3, che è la quota a parte che gli compete da sottoscrivere nel Bologna Football Club. Prima risposta, spero chiara. Seconda, non è vero che siamo arrivati a 9, perché quei due che non hanno diritto al Bologna 2010, il milione l'hanno messo direttamente nel Bologna Football Club, quindi 10 milioni sono già entrati. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, ma è uguale. Tanto il milione, l'importante è che... Com'è? No, è entrato comunque il milione, capito? Cioè, io non mi sottilizzo, basta che me li danno i soldi, poi me li danno come gli pare, uguale, basta che li mettono dentro, cioè per me che capitale e che sponsorizzazione uguale è, l'importante è che il Bologna Football Club gli entri il milione. E quindi noi i 10 milioni che avevamo deliberato come Bologna Football Club, come Bologna 2010, scusami, 9 sono entrati sotto forma di capitale e 1 milione direttamente sotto forma di sponsorizzazione. Per cui i 3 milioni, parlo sempre di Bologna 2010, noi arriviamo a 12, diciamo, io spero anche a 13, ma formalmente arriviamo a 12. Poi la domanda che mi ha fatto prima il collega, cioè i 4 milioni delle associazioni, quando saremo arrivati a fine marzo vediamo dove siamo arrivati, perché comunque in un modo o nell'altro integreremo. Tecnicamente, perché non nascono disguide, se non sono chiare per favore ditemelo, l'aumento di capitale che delibera il Bologna Football Club verrà
deliberato da poter essere sottoscritto entro il 31 maggio. Ci si prende sempre uno spazio temporale. È chiaro che bisogna farlo entro fine marzo, per me, però io dico, se arriva che le sottoscrizioni possiamo continuare a farle nei due mesi successivi, l'importante è che arrivino, dopodiché c'è una gestione dell'azienda che qui adesso non è il caso, cioè c'è il rapporto con le banche, le fiduzioni, tutto il resto. Però quello che è fondamentale è che globalmente 10 sono già entrati, ne entrino altri 7. Non so se è stato chiaro. Il tempo però è fino a maggio, entro maggio, cioè quando lei parla di rischio di fallimento, no? No, il rischio di fallimento nasce se i 7 milioni non entrano. Aspetta, entro maggio, sì, chiaro, la gestiamo. No, aspetta. Visto che volete entrare nei problemi aziendali, qui potete fare tutte le domande che volete. Il problema è che è stato fatto una pianificazione in cassi e pagamenti. Mi spiego, gennaio. Dobbiamo avere tot di ricavi e tot di costi, il contrario, ho sbagliato. Abbiamo tot di costi perché sono un fatto certo, cioè i costi ci sono, tu li devi onorare. Quindi tu devi trovare i ricavi necessari per coprire questi costi. Ora, è evidente che questo lavoro che è stato fatto per 6 mesi, da gennaio a giugno, diciamo, non è il Vangelo, nel senso che se tu un ricavo, anziché realizzarlo entro gennaio, lo fai a febbraio, con la controparte al quale devi pagare il costo, gli dici, oh, sta calmo, non avresti avuto nulla, ti diamo tutto e te lo diamo fra 15 giorni. Quindi c'è una gestione, diciamo, del problema. E questo è il motivo per cui tu, l'importante è che li porti a casa i soldi. Poi se li porti a casa un mese dopo, due mesi dopo, non succede niente. Ma li devi portare a casa. Il problema della liquidità... noi abbiamo delle banche amiche che ci daranno una mano, non ancora, io ci credo solo quando lo vedo, ma per adesso ci hanno promesso che ci danno una mano a liberare le fiduzioni. È chiaro che abbiamo delle soluzioni alternative concrete, un po' meno importanti, cioè anziché portare a casa 12 milioni ne portiamo a casa 9, parlo di quelli bloccati, ma non è per 3 milioni che tu fallisci. Ma i 9 però li devi portare a casa se non sono i 12. Quindi tutto questo lavoro va fatto. Io darò una mano sicuramente fino a fine febbraio, primi di marzo, poi saranno, diciamo così, impegni di chi gestisce la società, perché non è che possiamo sostituirci. Noi abbiamo preso l'impegno di chiudere gli aumenti di capitale e fare di tutto per liberare, diciamo, le fiduzioni in tutto o in gran parte, diciamo, no? Nelle modalità tecniche. Poi quello che ti sto descrivendo è gestione quotidiana della società. C'è per esempio un progetto, tanto perché così siete tutti informati, di una parte lo stiamo facendo noi come Intermedia, di ricontrattazione di tutti i costi che la società ha in carico. Quindi, che ne so, per capirci, Casteldebole, oppure stiamo ricontrattando con i miei amici, quindi questo lo posso dire, sono sicuro che se non si incazzano, CPL Concordia, che c'è un contratto per mantenere lo stadio. È fondamentale, perché se riusciamo per esempio a recuperare nella ricontrattazione con tutti quelli coinvolti 1,5 milioni di euro, tu capisci che ti semplifica la vita, nel senso che in cassa e pagamenti migliora. Non so se sono stato chiaro. Quindi è un insieme di manovre. Aumento di capitale, ricontrattazione dei costi, liberalizzazione delle fiduzioni. Questi sono i tre perni del progetto. Non sono stato chiaro? Sì, quindi lei se ne va via comunque prima del 1 maggio. Andiamo avanti. No, andiamo avanti. Forse erano più tranquilli. Vedi, no. Appena sono certo che va bene. Ma sì, sarà così. Posso dire una cosa? Prego. Pronto. Aspetta, Biondi, che non è una grande voce. No. Mai stato in nessun coro, quindi non ho una grande voce, ingegnere. Allora, ho sentito parlare, ma ne avevo già sentito parlare anche in precedenza, nelle precedenti gestioni, del rapporto fra fatturato e costi del Bologna, deve essere rigido, altrimenti va tutto a rotoli, eccetera. Bene, voi tenete conto che
il Bologna, cioè tutte le aziende calcio, sono le più anomale possibili. Allora vengo al nocciolo della questione. I costi spesso sono imprevedibili. Vi faccio un esempio molto semplice. Se il Bologna è in grado di investire, non so, 5 milioni di euro fra qualche anno in un grande attaccante, e questo grande attaccante il giorno dopo viene rotto da un rude difensore, quei 5 milioni di euro sono da rispendere. Per questo per dire che l'azienda calcio certamente può funzionare se ben organizzata e con dei paletti, ma se dietro a questi paletti non c'è la passione, non c'è il senso del rischio di impresa, l'azienda calcio è destinata a fallire in fretta, anche se gestita con criteri molto manageriali. Allora la mia domanda all'ingegnere è questa: al di là di questi conti che sono perfetti e che dovrebbero comunque rimettere in vita il Bologna, esiste da parte dei soci la garanzia che a qualunque imprevisto, e purtroppo il mondo del pallone, lei ingegnere in questi mesi probabilmente se ne è accorto molto in fretta, è pieno di imprevisti, questi soci faranno fronte agli imprevisti, perché le associazioni versano una tantum, poi al secondo o terzo aumento di capitale arrivederci e grazie, ma hanno fatto certamente il loro dovere civico e il loro dovere di tifosi, però rimarranno poi i soci. Ora, questi soci sono sintonizzati, secondo lei, ingegnere, sul fatto che l'azienda calcio si gestisce così per i primi 6 mesi e poi dopo questo tipo di gestione deve comunque far entrare dalla porta di servizio il rischio di impresa e la passione? Grazie. Ma guarda, tu non hai fatto una domanda, hai fatto 6 domande contemporaneamente. Allora, primo problema, vorrei chiarirlo, quelle che hanno aderito al Bologna Football Club, a Bologna 2010, l'hanno fatto per passione, tutti, non un escluso, perché né economica per farla, da nessun punto di vista, anche se la domanda che tu poni poi bisogna porlo ai singoli soci, diciamo, ovviamente. Secondo aspetto, è vero che il calcio, cioè le società sportive di calcio, hanno dei rischi, ma ti posso garantire non sono superiori a quelli che hanno le altre società. Quando fai l'esempio del calciatore, 5 milioni di euro che si rompe, noi abbiamo fatto un'analisi assicurativa del Bologna Football Club che va rifondata, e lì qualcosa ci capisco, va rifatta, perché questi problemi tu ti devi coprire assicurativamente in modo adeguato rispetto a questi eventi, ma questa è un'attività che le aziende strutturate le fanno tutte. Noi abbiamo visto nel Bologna ci sono delle coperture assicurative accettabili su una serie di cose, su altre non sono neanche state prese in considerazione. È un costo che va sostenuto perché riduce quel rischio del quale tu stai parlando. Terzo, io credo che nella prospettiva a breve, questa è una mia convinzione, il discorso delle squadre di calcio verrà rivisto. Perché non è possibile continuare a dire sempre che le squadre di calcio sono una cosa a sé, sono un'anomalia. Hanno certamente delle peculiarità, ma io ti potrei dire che hanno delle peculiarità l'innovazione tecnologica, che oggi chi ci sta scommettendo sull'ecologia, 10 progetti, 9 falliscono, uno va bene, così come ci può essere nel settore dell'innovazione elettronica, così come c'è nel discorso del biogas. Tutti i settori hanno dei rischi in sé. La differenza è che qui c'è la passione, nelle altre attività c'è solo un problema di soldi e quindi la passione va rispettata. Ma io credo che la passione ci sia a priori, cioè nel senso che senza la passione non staremmo neanche qui a discutere, perché qui non si sta parlando di qual è la redditività che genera i 13 milioni o i 17 milioni che vengono messi nel Bologna, ancorché è una situazione straordinaria più finalizzata al salvataggio che non alla redditività. La quarta cosa che merita una risposta, non so se la siete giusta, ma insomma la diciamo. Qui si sta cambiando modello. Ci sono delle società nelle quali una comanda, ci sono delle società nelle quali uno deve governare. Sono due concetti di gestione profondamente diversi. Se io ho una società che è al 100% mia, scusami il termine biondo, faccio quello che mi pare, perché ci metto i soldi solo io e decido io quello che devo fare. Se c'è una società
per azioni, dove ci sono N soci, io devo governare un consiglio di amministrazione. Chiarendo però che il governare una società non vuol dire né non decidere né creare la paralisi. Governare vuol dire chiarire a tutti i soci e a tutti i membri del consiglio quali sono le politiche che l'azienda intende portare avanti. Raccogliere il consenso della maggioranza su queste politiche, dopodiché andare avanti. Allora, questo modello è oggettivamente, questo è l'unico vero innovazione. Cioè, se tu vai all'Inter, Moratti, che conosco bene, fa quello che gli pare, perché lui ci mette i soldi, ha una strategia di gruppo, perché l'Inter è dentro in un gruppo, diciamo, finanziario, e fa quello che ritiene di poter, di dover fare e di voler fare. Ma se tu vai nel Bologna, come si sta costruendo, ci vuole un approccio diverso che è quello che può... Faccio Moratti semplicemente perché è eclatante, diciamo, come esempio. Detto queste due cose, della differenza fra comandare e decidere unilateralmente e governare, rimane un problema sul quale io vi invito a riflettere. Non è che un cambiamento culturale lo si faccia in 10 giorni, e non è che il cambiamento culturale reale, qui non stiamo parlando di teorie, stiamo parlando di realtà, di prassi. Cioè, io riunisco un consiglio dove c'ho degli altri consiglieri che ci hanno messo i soldi anche loro dentro la società. Non è che si fa in 10 giorni, e non riguarda solo il Bologna Football Club, ma riguarda tutti quelli che ci stanno attorno. Riguarderà le associazioni, riguarderanno i giornalisti, riguarderanno i fornitori, riguarderanno tutti. D'altra parte, se il Bologna non era salvato dal fallimento, e ci impegneremo per evitarlo nei prossimi 2 mesi e mezzo che ancora ci separano dalla certezza, diciamo, di questa cosa, io credo che nessun giornalista ci avrebbe scommesso che il Bologna si salvava. Però 2 minuti dopo non andava più bene niente quello che era stato fatto. Questo a me personalmente mi ha lasciato un po' di amarezza, però guarda, ne ho viste talmente tante nella mia vita che non è un problema. Noi dobbiamo dimostrare, però io dico tutti, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, io non faccio mai né proclami né raccomandazioni, tutti di fare un buon salto culturale, perché è evidente che se ci fosse, tanto per capirci, solo Zanetti, tu qualunque cosa Zanetti faccia, gli puoi fare la critica che ti pare, ma lui fa quello che gli pare. Se tu hai una società di proprietà di un singolo, non puoi cambiare proprio niente, a meno che quel singolo, e in Italia i casi sono stati tanti, ed è l'unico rischio che veramente Zanetti non corre, è che la società fallisca. E noi ci siamo andati ad un pelo, diciamo, da questa situazione, proprio un pelo, pelo, qui vi garantisco che un pelo. Non so se ti ho risposto sufficientemente. Molto, molto esplicativo, manca solo una cosa. E siamo sicuri, vero, che il concetto di comando e di governo è stato ben chiarito? È stato ben chiarito, ma è la mia esperienza mi dice che anche se tu un concetto lo chiarisci, io sono un ingegnere e credo di essere chiaro nel dire le cose, una cosa è chiarirlo e una cosa è assimilarlo. L'assimilazione di un concetto per quelli molto intelligenti richiede poco tempo, per quelli un po' cretini richiede più tempo. Io credo che tutti i soci del Bologna siano persone intelligenti, ma avere 2 o 3 mesi di tempo per assimilare una certa logica bisogna dargliela. Cioè, no, non credo che qui uno nasca imparato con la bacchetta magica, questa è la mia convinzione, ma del tutto soggettiva e personale, prescinde, diciamo, dalle persone. Però se tutti ci muoviamo per andare in questa direzione, io credo che, insomma, il Bologna può fare una sana società. Caro Biondi, questo te lo dico al di là del calcio: se un'azienda è sana ed è solida può porsi qualunque obiettivo. Quando un'azienda non è sana, non è solida, vive sempre sulle sabbie mobili, sempre, non può costruire nulla per il futuro. Chi deve assimilare, chi sta governando o chi è governato? Guarda, lo devono assimilare tutti, a partire da me. Cioè, tutti lo devono assimilare, perché quello di prendere delle decisioni da soli apparentemente è la strada più facile. Non devi fare i conti con nessuno, tu sei convinto che una cosa è giusta, si fa così, punto. Doverti confrontare con gli altri, possono avere pareri diversi, non è, cioè, così scontato, cioè, non tutti sono predisposti. Però un'osservazione mi sento di farla. All'interno del Bologna 2010... da un punto di vista culturale, sono tutti imprenditori
che hanno la società di proprietà. Pensateci con grande riflessione e attenzione. Non ce n'è uno di quelli che stanno nel Bologna 2010 che ha o che proviene da un'esperienza imprenditoriale di società quotate in borsa dove gestiscono dei consigli di amministrazione. Non ce n'è neanche uno. Quindi lo sforzo culturale, come ti chiami tu di nome? Come? Ecco, caro Francesco Saverio, lo devono fare tutti. Poi io dico che lo dovranno fare i giornalisti, lo dovranno fare i calciatori perché non hanno più un unico referente, lo dovranno fare i fornitori perché anche nelle forniture da dare al Bologna Calcio ci saranno delle commesse che dovranno essere costruite anche attraverso delle gare, dovrà diventare tutto più trasparente. Questo problema, se non c'è un consiglio, no, è un problema che non si pone. Prego. Unanimità, visto che poi dopo pochi giorni gli stessi soci hanno alimentato questa polemica. Ma può succedere, cioè persone che non si sono mai viste, si sono incontrate per la prima volta quella. Veramente mi sembra una roba da matti. È una cosa del tutto normale, bisognava decidere, alle 18, cazzo, c'era la conferenza stampa, alle 17 la società era fallita, ci si incontra mezz'ora, bisognava dare continuità all'azienda, 13 persone, di cui io ero l'unico che conoscevo gli altri 12, perché gli altri fra di loro, cioè si conoscevano uno o un altro, ma insieme non avevano mai visto, bene, si è presa la decisione in quel momento, in fretta, di corsa, che era legata alla contingenza del momento, ma... Dopodiché fino al 10 di gennaio non si è lavorato, o meglio hanno lavorato solo i giornalisti, dal 10 di gennaio in avanti si è avviata l'attività. Voglio dire, ci sarà il consiglio di Bologna 2010 il 24, ma subito dopo ci sarà il consiglio di Bologna Football Club e si avvia la vera vita dell'azienda e là si cominceranno a confrontare. Cioè, non so come dire, a me mi sembra una cosa oggettiva. Poi ognuno, capisco la passione per il calcio, capisco tutto, ma... Viva Dio, diamogli tempo almeno di conoscersi alle persone. Cioè, non lo so, vabbè.